Su un paesaggio dell'Engadina, presentato in una prospettiva quattrocentesca a volo d'uccello, si staglia una betulla aggrovigliata, su cui stanno una mamma con il suo bambino. La modella è Baba, la baglia di casa Segantini, anche se i suoi lineamenti sono idealizzati. Il bambino è Gottardo, il primogenito, dipinto però a memoria, perché nel 1894, anno di realizzazione dell'opera, era ormai dodicenne. La madre è presentata in una posa scomoda ed artificiosa, a metà tra il seduto e lo stante. Il bambino, a prima vista robusto, diventa evanescente nella parte del tronco, all'altezza della mano della madre. Questi elementi un po' manierati, insieme all'uso di filamenti d'oro, rimandano i contatti dell'artista con gli esponenti della secessione viennese. L'angelo della vita è quindi e innanzitutto una maternità, un tema molto caro all'artista per le sue tristi vicende biografiche. Giovanni Segantini nasce il 15 gennaio 1858 da un padre povero e ormai in là con gli anni, ne aveva 56, e da una madre più giovane, di soli 30 anni, ma debilitata dalla prima gravidanza e che morirà quando l'artista avrà solo 7 anni. Il dipinto La culla vuota si riferisce alla morte per ustioni del fratello primogenito all'età di 2 anni. I quadri Babbo è morto e gli orfani farebbero invece riferimento all'abbandono da parte del padre nel 1862, che, non potendo più sopportare l'umiliazione di elemosinare un appoggio economico, se ne va a tentare la fortuna a Milano. Nel primo caso, particolari pittoreschi come la descrizione minuziosa degli utensili della cucina e della gallina che becca in una tazza rovesciata richiamano le scene di maniera populiste, tipiche del tempo. Nel secondo, invece, una maggiore attenzione nella resa della luce conferisce più pathos alla narrazione. Segantini tratta il tema della maternità anche in chiave panteista, nelle due serie di Le due madri, in cui cerca di trasmettere l'idea di comunanza di affetti tra il mondo animale e quello umano. La prima serie rappresenta una contadina che cammina stancamente con in braccio il proprio bambino, accompagnata da una pecora col suo agnellino. La serie più nota è invece quella che ritrae la contadina seduta col bambino in una stalla, affiancata da una mucca col vitello. In questo caso, il senso di comunanza di sentimenti è reso attraverso un'intelligentissima scelta luministica e di tocco. Al centro della composizione è posta una lampada d'olio che irradia in modo concentrico una luce gialla, calda ed avvolgente. Nell'angelo della vita c'è però un altro elemento molto importante, l'albero. Esso rappresenta il continuo ciclo della vita. Infatti, se da una parte presenta dei fiori in bocciolo, dall'altra i suoi rami sono rinsecchiti e al centro troviamo l'origine di questo ciclo, rappresentato non da una madre qualsiasi, ma forse dalla prima madre. In questo caso il punto di riferimento sarebbe Gaetano Previati, che nel 1891, intitolando la sua allegoria Maternità, aveva spiegato che il dipinto rappresentava La prima madre seduta nel giardino dell'Eden, davanti all'albero della vita, adorata dagli angeli mentre allatta il suo primo figlio. altre fonti iconografiche potrebbero essere innanzitutto, considerato l'aspetto decorativo dell'albero, alcune stampe giapponesi molto in voga alla fine dell'Ottocento, e poi la Madonna zum Dürrenbaum, tipica del Nord Europa, in cui l'albero non è solo quello della vita e della morte, ma l'albero di Jesse, l'albero genealogico di Cristo. Lo studio incompiuto di una donna su un albero è la prima testimonianza del tentativo di Segantini di incorporare sogni in immagini prese dal mondo esterno e precursore di opere simboliste come l'angelo della vita e le cattive madri. La donna sembra quasi imprigionata dall'albero, che, essendo un gelso, induce a pensare ad un'allusione alla trasformazione del bozzolo in crisalide, all'elevazione ad uno stadio superiore per la donna dopo la maternità. L'opera invece più prossima all'angelo della vita è Il frutto dell'amore, che Segantini stesso definisce come un'opera timidetta, che gli fece sentire la sua impotenza. Infatti, in essa non riesce a fondere la visione onirica e quella reale. È un ibrido, non più una semplice contadina, ma neanche un'allegoria di una maternità universale. La posa della donna è sgrammaticata, il braccio soprattutto. Il rapporto con il figlio è quasi come quello della Madonna dal collo lungo del Parmigianino.
Ma l'artificiosità non è un linguaggio a sé, ma semplicemente incapacità ad esprimersi. Solo dopo aver completato l'opera, l'artista vi aggiunge il sottotitolo Dea Cristiana per esplicitarne meglio il legame con l'altra opera commissionatagli da Leopoldo Alvini, La Dea Pagana. Entrambe le opere presentano un paesaggio montano sullo sfondo, una ricca cornice dorata e la stessa pennellata filamentosa. Ma mentre nella prima domina il colore bianco della purezza, nella seconda è il rosso della passione a prendere il sopravvento. Il contrasto tra questi due tipi di donna, madre e lussuriosa, è al centro del ciclo del Nirvana, forse il capolavoro dell'artista, non universalmente apprezzato per la forte componente moralizzatrice. Nella versione dal titolo Il castigo delle lussuriose, Segantini prende il poema come una condanna alla lussuria, e in particolare a quelle donne che respingono la vita, interrompendo la gravidanza o rifiutando di concepire. In Le cattive madri, invece, interpreta il poema in modo più ampio, condannando semplicemente quelle madri che hanno privato i figli del loro affetto. L'inizio della narrazione è sullo sfondo. Una donna è appena stata presa per i capelli da un albero, da cui spunta la testa di un bambino, legato a lei come attraverso un cordone ombelicale. In primo piano paga la sua condanna. Il bambino le morde quasi il seno, ma essa si sta redimendo, dato che la posa è meno convulsa e l'espressione più di estasi che di sofferenza. L'albero si innalza verso il Nirvana. Tornando sullo sfondo, si vedono altre due figure femminili che danzano con il loro bambino in braccio, ormai perdonate. L'angelo della vita è quindi un'opera molto complessa, che coniuga l'amore di Segantini per la natura e la montagna con il tema della maternità e la componente simbolista della sua produzione.